Presidente, io volevo riferirmi in particolare alla parte di relazione fatta dalla collega Montevecchi che riguarda il settore cultura, quindi mi limiterò a questo in questo intervento. E lo farò da un punto di vista proprio politico, quindi poi noi presenteremo alcuni emendamenti, alcuni ordini del giorno, però io faccio due segnalazioni, facendo forse anche una cosa strana, cioè cercando di vedere intanto il positivo che noi leggiamo in questa legge di bilancio, perché fare opposizione non significa solo evidenziare il negativo, e di positivo noi vediamo che c'è una continuità rispetto ad alcuni investimenti culturali importanti fatti, che non era per niente scontata. Che anche ascoltando nella scorsa legislatura le parole delle forze che oggi stanno all'opposizione poteva non esserci, e quindi c'è un apprezzamento da questo punto di vista. Lo dico in particolare rispetto all'annosa discussione sul bonus diciottenni, su cui abbiamo fatto un ragionamento molto importante in questa commissione, ma lo dico anche rispetto ad altri elementi della relazione e anche tutto sommato quell'intervento fatto dai colleghi alla Camera con un emendamento che ridistribuendo, va detto purtroppo, una parte delle risorse del bonus diciottenni, ma poi su questo tornerò, però le distribuisce in maniera un po' a pioggia oggettivamente, ma su settori che sinceramente non mi sentirei di contestare da nessun punto di vista. Quindi non c'è da parte nostra una negatività rispetto a dove vengono allocate quelle risorse. Certo, diverso sarebbe stato se quelle fossero risorse aggiuntive, ma è chiaro che dal nostro punto di vista trovare fondi per Matera, trovare fondi culturali per le aree colpite dal terremoto, trovare fondi, seppur forse un po' troppo contenuti, per l'intervento complessivo sul Fondo Unico dello Spettacolo, trovare fondi anche per le fondazioni lirico-sinfoniche, su cui c'è un tema molto complicato aperto e lo sappiamo perché abbiamo su questo sviluppato un'indagine conoscitiva, sono fatti positivi. Come dicevo, l'aspetto negativo è che tutto ciò ricade all'interno di risorse già stanziate, quindi non c'è un incremento di risorse, c'è un taglio di risorse e in particolare c'è un taglio su due elementi che io considero molto problematici, su cui noi concentreremo la nostra proposta emendativa e lo anticipo già nella discussione generale perché vorrei che su questo le forze politiche di maggioranza potessero avere il tempo di riflettere se questa possa essere una battaglia da fare in comune, e cioè su quei due elementi di credito fiscale che riguardano il cinema e i libri. Verrebbe da dire per la condizione del paese, soprattutto i libri, in realtà io ritengo entrambi i settori, perché hanno funzionato bene, perché abbiamo avuto modo di ascoltare in questa commissione quali vantaggi, quale positività hanno portato, e perché tutto sommato, siccome sono una persona, come dire, che viene da un'esperienza prima che parlamentare amministrativa, mi rendo anche conto che sono però obiettivi raggiungibili, cioè non si tratta di un incremento, o meglio, di una riduzione di taglio di risorse impossibile da raggiungere ai fini di un equilibrio di bilancio. Si tratta, ovviamente, tutti i tagli compongono il totale, come avrebbe detto qualcuno, però insomma è un intervento possibile e quindi questo ve lo proporremo con forza. Spendo mezza parola in più sull'intervento fatto su 18 app. Ovviamente per noi il provvedimento andava bene come era, se no non l'avremmo fatto e non l'avremmo sostenuto. Però cambiano i governi, cambiano le maggioranze, quindi è giusto anche prendere atto di posizioni politiche diverse. Per noi l'importante è che rimanga un intervento a favore dei giovani e che aiuti i ragazzi ad inserirsi e ad iniziare ad accedere ai settori culturali. Questo è un risultato importante. Il decremento di risorse ci preoccupa, ma anche qui con la serietà con cui secondo me bisogna fare opposizione. Avete utilizzato come elemento di riferimento la spesa effettivamente realizzata nel corso degli anni e quindi tutto sommato riteniamo noi saremmo per incrementarlo e se possibile anche per incrementarlo di più ci mancherebbe altro, ma riteniamo che forse quella copertura possa diventare sufficiente. Siccome, e su questo rispetto alla relazione della collega Montevecchi vorrei anche, come dire, un chiarimento, siccome ho letto con attenzione l'emendamento che è passato, che non dice che viene immediatamente introdotta l'ISE, cioè come meccanismo, ma dice che bisogna valutare dei meccanismi di collegamento anche al reddito familiare, anche eventualmente utilizzando l'ISE. Perché sottolineo questo e lo faccio in questa fase, diciamo,
che poi prevede un decreto attuativo del ministro, quindi su cui c'è ancora una modalità di riflessione. Attenzione che anche rispetto all'indagine conoscitiva che abbiamo fatto, se c'è un elemento problematico che abbiamo individuato su 18 app, è stata una certa difficoltà all'accesso. E la difficoltà all'accesso riguarda soprattutto quei ragazzi e quelle ragazze che sono meno interessate a questo settore, ma che sono il nostro obiettivo principale, credo. Questo credo sia condiviso. Cioè, per me, dare un aiuto economico a chi già compra libri, a chi già va al cinema, a chi già va agli spettacoli, eccetera, va benissimo, ci mancherebbe altro. Ma è meno importante rispetto al fatto di sollecitare, grazie a un intervento economico, quei ragazzi che non ci andrebbero. L'obiettivo di 18 app è esattamente questo, è dire a un ragazzo o una ragazza che compie 18 anni, guarda, se vuoi ci sono dei soldi che lo Stato ti mette a disposizione, ma li puoi spendere solo nel settore culturale. E chi magari in quel settore non avrebbe mai investito, proprio perché ha questo pacchetto di risorse, fa questa esperienza magari per la prima volta, magari scopre una realtà nuova e quindi decide poi di continuare. Questa era l'idea. Si può migliorare questo meccanismo, sicuramente. Io sono molto preoccupato dell'introduzione dell'ISE perché vedo che il ragazzo che sarà interessato farà lo sforzo di andare a chiedere la propria certificazione ISE, presentarla, eccetera. Quello che non sarà interessato, questo sarà un ulteriore motivo per cui farà meno. Oltre al fatto che in termini generali, ma questo l'ho già sostenuto anche pubblicamente, sono convinto che la differenza tra il reddito familiare e la condizione del diciottenne sia qualcosa da tenere separato, cioè ci può essere una famiglia in cui si sta benissimo, ma dove i genitori decidono che sulle spese culturali ai ragazzi non hanno intenzione di fornire niente e quindi sono magari favorevolissime che uno vada a fare un bel viaggio, si compri una macchina potente, eccetera, ma gli dicono non andare a buttare via i tuoi soldi in queste stupidaggini. È successo sempre ed è così. Magari ci può essere invece quella famiglia che ha più bisogno, ma che invece su questi elementi ne fa una priorità, anzi spesso è proprio così che accade. Io credo questa era la logica, quelle due logiche di separazione, uno che il reddito familiare non è quello dei ragazzi, due che non vogliamo complicare la questione. Su questo noi presenteremo degli emendamenti, ma come ho avuto modo di dire, quindi vorrei uno specifico su questo, mi sembra di leggere, credo di non aver sbagliato nel leggere, che in realtà anche se la norma non venisse modificata, non c'è nessuna obbligatorietà nell'introduzione di questo ISE e quindi vorrei che anche facendo tesoro dell'indagine conoscitiva che abbiamo fatto, del rapporto con le categorie, della valutazione rispetto a questo elemento di non complicare le questioni, diciamo una specie di rasoio di Occam da applicare anche a 18 app, inviterei i colleghi di commissione e poi il ministro a valutare di magari non utilizzare quello strumento che appunto potrebbe complicare le cose. Completo, diciamo questo primo intervento sulla questione del secondary ticketing, che è un tema che mi è stato molto a cuore, di cui ho promosso una serie di iniziative la scorsa legislatura alla Camera e che ho condiviso anche lì con alcuni colleghi di allora minoranza e quindi oggi maggioranza. Io presenterò anche su questo qualche emendamento perché credo che la soluzione del biglietto nominale possa anche qui diventare eccessivamente complicata e come a volte capita nella storia di questo paese, noi cerchiamo di fare delle norme che invece che produrre legalità, producono illegalità, perché complicando i meccanismi, invece che fare in modo che si utilizzino meglio le norme, creano, o meglio, favoriscono, spingono verso un illecito. Quindi anche qui è un'ottima questione che il governo, che la maggioranza, che i colleghi della Camera abbiano voluto normare su questo tema. Io credo che l'intervento importante legislativo da fare, come avevamo tentato già di fare la scorsa legislatura, sia intervenire su tutti quei siti che vendono, utilizzando dei meccanismi informatici che chi conosce la materia sa molto bene, i boot, eccetera, vendono i biglietti in maniera, tra l'altro con una velocità e con un tempo che non è assolutamente, tipico dell'intervento umano, per cui è possibile tecnologicamente intervenire per produrre quell'aumento poi del valore del biglietto, sono meno convinto del biglietto nominale e soprattutto del biglietto nominale esteso così tanto come oggi previsto dalla norma. Per cui gli emendamenti che introdurrò non saranno solo soppressivi, ma
saranno anche, come dire, di riduzione del danno. Se davvero dobbiamo introdurlo, introduciamolo per concerti di grande portata, dove c'è la possibilità per l'organizzatore di fare in modo che ci sia effettivamente un controllo, che ci siano persone all'ingresso, eccetera, perché potete immaginare quanto è complicato, a quel punto verificare che effettivamente se l'acquisto è nominale, se no non ha senso farlo, poi al momento dell'ingresso le persone che arrivano col biglietto siano quelle che portano il nome e cognome scritto sul biglietto. Io lo dico anche in termini culturali e parlo a persone che di cultura si sono occupate tutta la vita, sono tante in questa commissione, io vedo un contrasto tra il sentimento della cultura, il modo di fruire la cultura, e un certo approccio, diciamo, securitario e anche di controllo che anche questo tema del nominale introduce. Cioè, io non vorrei, a me sembra che questa società stia andando in una direzione in cui tutti sanno troppo dove siamo, cosa facciamo, cosa compriamo, cosa consumiamo.